Questo mio brano inedito è stato letto ieri al bel reading speciale sull'Olocausto a ridosso della giornata della memoria, organizzato a Milano Porta Vittoria da Annitta Di Mineo. Poiché a molti è piaciuto, ho pensato di rileggerlo qui per il mio sito di YouTube. Si potrebbe intitolare in margine a un film sull'Olocausto, una fantasia. Infatti si tratta di una libera fantasia scaturita dalla visione di uno dei film più drammatici sull'Olocausto, Il bambino dal pigiama a righe. Il bambino vide il fumo nero salire nell'azzurro tra i rami dei pioppi. Erano pioppi tremuli, ma in quel momento sembravano non tremare. Le foglie stranamente immobili, nella brezza di aprile, come piccole lune incastonate nel cielo striato di nuvole in viaggio. Fumata nera, mamma, chiese pensando a quanto gli avevano raccontato sui cardinali di Roma. Non hanno ancora eletto il nuovo papa. Gli pareva di sentire odore di incenso, ma un incenso misto a lezzo di gatti schiacciati sull'asfalto. Vedeva l'ombra di una ciminiera, ma anche sollevandosi sulle punte dei sandaletti non riusciva a distinguere la sagoma alta e cilindrica di cemento. No, intervenne il padre, elegante nella sua divisa di feldmaresciallo. Ci bruciano il carbone destinato ai bambini che fanno troppe domande. Il figlioletto rabbrividì e chiese se oltre al carbone ci bruciavano anche i bambini che avevano esagerato a scuola e a casa con le domande. La mamma lo tranquillizzò con una lunga carezza tra i capelli e lo rassicurò che lui non era tra quelli che meritavano di finirci dentro. Il babbo scherzava. Certo, ribadì con un ghigno il feldmaresciallo, se ci finissi dentro tu, la fumata sarebbe bianca, come per un angelo o un nuovo piccolo papa, il cielo conserverebbe il suo limpido azzurro e la sua purezza. Il bambino gli poggiò la guancia sui bottoni della divisa, ma avvertì un gran desiderio di arrampicarsi sulle cime dei pioppi e guardare la bocca della ciminiera dall'alto. Se c'era il fumo, doveva esserci anche il fuoco, la sorgente, la fiamma. Ma in quel momento il babbo lo sollevò tra le sue braccia di acciaio, proprio accanto alla corteccia di un tronco che sapeva di muschio, mentre uno stormo di cornacchie si levava dalle cime dei pioppi, gracchiando contro il fumo. Stava già strillando dal piacere, agitando le braccia nella vertigine, quando la mamma lo prelevò e lo depositò a terra, nell'erba fresca del prato, ammonendolo a non respirare perché quell'aria non faceva bene ai suoi polmoni. La brezza di aprile non portava solo profumo di viole e di resina, e l'incenso non gli faceva più pensare agli altari di una chiesa. Andiamo, disse il feldmaresciallo, riportandoli nella casa caserma. Effettivamente c'è un odore che mi fa perdere l'appetito.